Io vorrei fare un ricordo al nostro amico Antonio. Antonio, perché il paparazzo era un grande amico, andavamo a trasferti insieme e allora mi dispiace di cuore. Ma lo conoscevi da tanto tempo? Io sì, perché mi dispiace. Quindi tanti ricordi hai insieme a Sì, lui. io sempre ricordo con lui, andavamo in trasferta. Io non portavo nulla, andavo in giardino, poi qualcosa, una birra, qualcosa da mangiare, portava la merce, capito? Mandagli un saluto, dai. E ormai questo è andato. Ciao, ciao paparazzo, ci vediamo, non ci vediamo più, speriamo che ti venga a trovare più presto. Ciao ragazzi. È appena terminata la gara tra Catanzaro e Cavese, il risultato finale è stato 1-1. Noi vogliamo dedicare la prestazione dell'US a un tifoso appassionato del Catanzaro, Antonio Paparazzo. Ciao Antonio, noi vogliamo ricordarti così, col sorriso stampato in faccia e con il cuore palpitante per la prossima vittoria. Com'è Bello. stata la prestazione del Catanzaro? Discretine, però ci accontentiamo di questo punticino. C'è un colpevole in tutto ciò? No, nessuno, siamo tutti contentissimi, lo stesso, è sempre il nostro Catanzaro. Un tempo ce l'abbiamo regalato, era una partita da vincere questa qua. Non si può regalare un primo tempo così, poi Hauter ha sbagliato la formazione, perché devo mettere Maita, Canutè. E cosa qua, che quell'altro che non mi ricordo chi era, e vincevamo la partita di sicuro. Poi è stata una partita che non si è giocata 90 minuti, 20 minuti si è giocata. L'arbitraggio. Arbitraggio pessimo a tutti, ma l'ha detto lui, Hauter ha sbagliato la formazione. Quando vinciamo Hauter è bravo, quando poi magari Hauter sbaglia la partita. Ma insomma, quattro partite che facciamo ogni 2 giorni, insomma, ci vuole un po' di ricambio, no? È una cosa normale. Ognuno la vede come vuole, però, giustamente. Il turnover ha condizionato la gara? Sì, sicuramente sì, perché la squadra era stanca, il mister giustamente ha voluto fare questi cambi, però la squadra, il turnover non gli ha dato ragione, però ci sta, ci sta. Bisogna prenderla così. Il terreno di gioco non era proprio in Anche, perfette però per condizioni. tutte e due ha influenzato la partita, non solo per noi, quindi alla fine il pareggio ci sta stretto perché l'abbiamo recuperata, potevamo anche vincerla. Sicuramente i cambi li potevamo fare prima, questo sicuramente. Un altro risultato utile, ma solo un pareggio. È la prima volta che vengo, dopo 2 anni, un po' di delusione ce l'ho avuta, però meritavamo di vincere. Qualche giocatore vi è piaciuto in modo particolare? Il nero, non so come si chiama. Canutè. Canutè. Il 9 non mi è piaciuto proprio. Il 9 non mi è Secondo piaciuto. me ha sbagliato tutto il mister, doveva fare la squadra del primo tempo, giocare con Cauté perché era morto il centravanti. Mi dispiace, però è un'occasione persa, Come? purtroppo. Fa niente. Ci vuole un po' di fortuna pure. Speriamo che si porta qualche attaccante il prossimo anno e possiamo dire la nostra, perché è una bella squadra. Com'è stata la prestazione di Canutè? Il migliore, l'unico che ha saputo giocare, ha dato un po' di ritmo alla squadra. Però purtroppo meglio il pareggio che la sconfitta. Cosa non ha funzionato questa sera? Beh, direi i giocatori no, però è andata così. Catanzaro Cavese 1-1. Eh sì, dopo tanti anni che non venivo allo stadio sono rimasto un pochettino deluso, comunque un punto, un punto Primo vale. tempo regalato del tutto, però poi è Abbiamo un sacco di stata uomini che li quella la tiene partita. in panchina, bisogna metterli dall'inizio, perché non è giusto che mette in panchina un Canutè quando poi. Quindi la logica del turnover non l'ha convinta? No, Poco no, ha no, a fatto. me no, sono rimasto un po' Pochi deluso. palloni al centro dell'area con Infantino, che è un uomo d'aria, ne sono arrivati molto, ma molto pochi. Per le sue caratteristiche serviva un uomo che facesse arrivare appunto
i palloni in aria. Purtroppo è andata, bene oggi, dai, così, per come si stava mettendo. Siamo stati sfortunati. Anche se siamo molto, ma molto superiori a qualsiasi altra squadra di questa categoria. Risultato giusto. Meno male che abbiamo fatto una partita, diciamo, anche perché mercoledì abbiamo giocato, siamo andati in svantaggio e abbiamo recuperato una partita che queste partite si perdano, anche perché secondo me il primo tempo il mister ha fatto una formazione un pochettino, diciamo, tutto sommato con Maita e Cannutelli ha messo in panchina, secondo me uno dei due doveva giocare, comunque ognuno sa, diciamo, ha fatto una buona partita, il Catanzaro, abbiamo fatto un punto, muoviamo la classifica, il Trapani mi hanno detto che ha perso e poi la Regina perdeva 2-0, ha pareggiato 2-2, quindi un buon risultato, solo che abbiamo trovato una squadra scorrettissima dove ha perso molto tempo e c'era un rigore netto dove l'arbitro non l'ha dato. Noi pecchiamo anche in casa, i rigori ci devono dare qualche rigore in più, il presidente si deve far sentire in Lega, perché a noi basta una spicciolata di mano, danno subito un rigore contro, i rigori che ci sono non li danno. Comunque è un buon punto, diciamo, andiamo avanti, forza giallorossi. Innanzitutto abbiamo dimostrato di soffrire con Dericio, quindi appena è entrato Maita abbiamo notato che c'è stato un possesso palla migliore, più costante, anche la palla scorreva meglio. Io dobbiamo soltanto continuare ad avere fiducia. Secondo me ha fatto un errore soltanto Giauteri. Secondo me avrebbe dovuto inserire Dursi, togliere Giannone, che non ha dato tutto oggi da 5,5, e tenere Ciccone come punta perché Infantino ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Però detto questo, fiducia, perché quest'anno siamo anche noi. E vorrei fare anche una nota sulla scorrettezza assurda della Cavese, proprio una scorrettezza incredibile. Dovrebbero, insomma, non è categoria loro questa, però più assurdo di loro è l'arbitro che gli rema a vantaggio. Allora, la prima volta nella storia che si fa male un guardalini, oppure... è successo in una partita quando andammo in Serie A e poi segnò Palanca. Non ricordo che partita era, ha segnato signor Palanca. Sei un po' la memoria storica del Catanzaro. No, sono dispiaciuto per Paparazzo. Oggi abbiamo fatto, hanno portato i giocatori fuori, ricordate le interviste, un tifoso, abbiamo fatto migliaia di trasferte, che era una persona che amava questi colori, amava il Catanzaro. Oggi la partita, diciamo che non do errori ad Auteri, abbiamo trovato una squadra dove ha trovato nella tre quarti qualche giocatore che giocava bene e quindi abbiamo avuto difficoltà a noi nell'esprimerci, si chiudevano bene in difesa, quindi andavano più di uno in difesa, quindi questo ha dato agio a questa squadra di poter giocare. C'era qualche rigore, qualcosa, ma noi dobbiamo stare attenti perché chi gioca contro di noi gioca sempre con tutti gli attributi. Catanzaro è sempre una squadra che noi puntiamo al campionato, puntiamo alla vetta e questo qua. Comunque, buon Immacolata e forza Catanzaro. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo attaccato. Giustamente lui ha fatto il turnover con l'assenza di Maita, Cicconte, a mio avviso si sono fatte sentire. Poi questa squadra, la Cavese, non ti fa giocare, quindi ci siamo un po' innervositi. Però del resto non si poteva chiedere altro alla squadra. Dopo 4 vittorie consecutive, bellissime, il pareggio ci può stare. Un voto al mister Auteri. Per me è il massimo, 10. Com'è andata la prestazione del Catanzaro oggi? Il Catanzaro ha giocato una buona gara, peccato che siamo riusciti a chiuderla. E come al solito ci ha un po' penalizzato gli arbitri, ma tra il segnalino che si è fatto male, il portiere loro che perdeva 2 minuti ogni partita, ogni 30 secondi si bloccava un'azione, e questo non è calcio. Ognuno, capisco anche gli avversari, ognuno fa quello che può, ma è un'antitesi del calcio. Quale giocatore ti è piaciuto di più stasera? Un pochino tutti, perché allora in difesa non ci siamo saputi un pochino regolare, ma in attacco siamo stati bene. Almeno quel grande pareggio ci ha fatto proprio cambiare, altrimenti sarebbe stata una sconfitta. No. Un punto importante per il Catanzaro. Mi è piaciuto molto il gol che c'è stato nel primo tempo, però è stato buono il pareggio. Non ci fa mai niente di male. Vai, Francesco. Allora, lui è il famoso Paolo Mattia. Paolo Mattia. Paolo Mattia. Non so perché lo fanno ogni partita, però mi va bene, sono contento e basta. Quindi porti fortuna. Sì, ma anche se oggi poteva andare meglio, però speriamo. Catanzaro Cavese è terminata 1-1. Che cosa volete dire ai microfoni di Calabria Magnifica? Un volontario. Ce la meritavamo, sì. E cosa non ha funzionato?
abbiamo avuto sfortuna, non abbiamo sfruttato l'occasione. Di dove siete? Polistena. Ah, okay. Noi siamo la scuola calcio Unio Academy Giovani Rossoverdi, affiliati con l'US Catanzaro. Noi quindi siamo parte integrante del progetto Academy del Catanzaro. E allora tutti insieme, forza! Catanzaro!